Ciao ragazzi, sono Cairo Suri, siamo all'interno del mio studio. Oggi siamo in compagnia della ragazza che ha fatto la protagonista nel mio video musicale Smash It, Alona. E niente, volevamo un po' raccontare la nostra esperienza vissuta girando questo video, che è stato un lavoro. Troppe sigarette. Che è stato un lavoro lungo, 3-4 giorni di riprese, più se vi ricordate avevamo fatto un videolog precedente dove avevamo richiesto di iscriverci per selezionare le persone che avrebbero dovuto far parte del video, essendo che abbiamo riscontrato un po' di scarsità, tra virgolette, abbiamo selezionato solo una protagonista in modo che. c'è una mosca che si accalenta. E niente, praticamente abbiamo. Ci siamo un po' scervellati per riuscire a trovare il concept principale del video e alla fine abbiamo scelto una cosa sportiva, una delle riprese svolte nel parco in Cittadella, Parma, nella nostra città, dove appunto la ragazza, la protagonista, correva sui vari pezzi della canzone, essendo una canzone EDM abbastanza, diciamo, pesante, tra virgolette, i drop essendo movimentati, abbiamo appunto cercato di creare questo video girato, incentrato sullo sport. E oltretutto abbiamo fatto delle riprese dove la ragazza si prestava nella sua disciplina, che si chiama pole dance, e che non è assolutamente legata o comunque non ricorda assolutamente la cosa provocante della lap dance, quindi vorrei anche cercare di far capire alla gente pervertita e mentalmente malata che iniziamo un po' a uscire dagli schemi degli standard, cioè una ragazza che balla su un palo non deve essere per forza una cosa provocante. Anzi, c'è una prestazione fisica abbastanza Notevole. notevole e oltretutto preparazione perché ci sono determinati. Ma aspetta, anzi, facciamo una cosa, facciamo spiegare un attimo dalla ragazza che io non intendo. No, allora facendo, diciamo, un'introduzione, quando mi hanno contattato per dirmi appunto che mi avevano scelto per il video, una volta che ci siamo trovati davanti a un caffè, vabbè. A parlarne un attimo, avevo proposto appunto di inserire anche un pezzo dove. Ah, Lo tengo dietro ogni tanto che. c'è un personaggio di dubbia provenienza. Sì, ma infatti. Possiamo far uscire. Punto di Scusate. distrazione. No, ma scherzo. Adesso ci chiude qua È appena dentro, uscito ciao. il titolare di proiezionegrafica.com, colui che praticamente ha fatto tutto questo lavoro. No, comunque stavo dicendo, abbiamo inserito una parte appunto di pole dance perché comunque è una disciplina che va molto ultimamente e diciamo che era una cosa carina per anche staccare qualcosa dal video per non fare i soliti esercizi, la corsa, per inserire un qualcosa anche un attimo di diverso. Sì, oltretutto poi la palestra dove abbiamo girato questi video, che è la Powerlifting di Baganzola, Parma. La ragazza, la titolare, è stata molto molto disponibile, ci ha aiutato anche a fare determinate operazioni del video proprio in cui la ragazza si allenava. È stata molto molto disponibile, ci siamo trovati molto bene. Sicuramente vedrete anche delle riprese esterne al video e le potrete vedere solo nel momento in cui sarà finito il montaggio, ci sarà tutta una serie di eventi. Dove oltretutto cercheremo anche di portare appunto la compagnia di Alona per un'esibizione live. Sì, però poi sto ancora un po'. Sì, ci vorrà ancora un po' di tempo, anche perché comunque adesso il video di cui stiamo parlando di Smash It uscirà sabato 12 settembre, 2 giorni prima della scuola, quindi non trovate scuse per non guardarlo. Però stavolta vi chiedo un solo favore, cioè state tutto il giorno col cellulare in mano, no? A scrivere Facebook, Twitter, Instagram. Cosa costa mettere un commento? Uno, cioè non dico mille, un commento. Possibilmente negativo, così picchiamo quello che l'ha Proiezione grafica, fatto. esatto. E no, nel senso io voglio capire anche un po' cosa ne pensate delle produzioni, cosa ne pensate di questo video, cioè cercate di rendere partecipi, cioè rendetevi partecipi nei nostri progetti per capire cosa possiamo migliorare o cosa invece cosa può andare bene, insomma, cercarmi di far capire un po' come mi devo muovere nel mondo dei social, dei canali di YouTube, eccetera, eccetera. Anche Tanto. perché è molto importante avere un parere esterno, Sì, esatto. comunque. La ragazza è stata molto molto professionale in tutto quello che è stato il progetto del video. Vi ricordo che, come comunque lo vedrete poi nell'anteprima del video, dietro a tutto questo lavoro c'è Proiezione Grafica, che è uno
nuovo studio che sta nascendo, che sta crescendo, molto professionale. Il sito lo troverete in descrizione, quindi guardate i suoi lavori e commentate, cioè cercate di rendervi partecipi a queste cose. Io penso di non avervi più niente da dire, quindi concludo il mio video come sempre, restate sintonizzati, alla prossima. Ciao! Ciao, sta bene.